Buongiorno a tutti, io sono Enrico Vincenzo, ho 67 anni, sono 50 anni che coltivo orchidee. Mi trovo in questa situazione, il mercato è completamente fermo, noi abbiamo piante fiorite, fiori da raccogliere che possono resistere 10-15 giorni e poi li dobbiamo buttare. Questa è solo una parte della mia azienda, che sono circa 7.000 metri quadrati. Tutta di orchidee di vario tipo. Questo è un tipo di orchidea che si chiama cimbidio, che è stata la prima orchidea che ho coltivato quando avevo 20 anni, poi ne vedremo delle altre. Io chiedo che si faccia qualche cosa, vedo parlare sempre di agroalimentari, mi va benissimo, ma almeno chi coltiva verdura ha possibilità che venga venduta. Noi completamente abbiamo tutti i canali di vendita interrotti, nemmeno più i supermercati. Abbiamo già praticamente dietro al virus sperso come vendite quelle di San Valentino, che è il 14 di febbraio, abbiamo perso quelle della Festa della Donna, che è l'8 marzo. Ora, se non apriamo qualche canale, perderemo anche le vendite di Pasqua. E poi la seconda domenica di maggio c'è la Festa della Mamma. Praticamente sono il nostro clou di vendite di tutto l'anno, è rimasto fuori Natale, però diciamo, e questo è per quanto riguarda il florovivaismo, di cui nessuno si cura perché si dice che il florovivaismo è un bene superfluo, però noi siamo aziende che lavoriamo, la mia da 50 anni che produce, la mia ha due dipendenti che lascerò a casa, se chiudo. Io le dicevo, ho 67 anni. Ho fatto questo lavoro con una gran passione, ho già preso la grande, ho già preso tante cose come azienda, però questa è molto più grande. Noi siamo in una pianura dal Benga dove tutte le aziende rischiano di chiudere perché salta completamente la vendita di un anno.